Abbiamo sempre saputo che eravate un governo di bugiardi, sappiamo da qualche settimana che siete anche un governo di assassini. Un dato incontrovertibile: quando la Lega era al governo ci sono stati 4.400 sbarchi in un anno, da quando governa il Partito Democratico ci sono stati 170.000 sbarchi in un anno. Da 4.400 a 170.000. E attenzione, non lo dice la Lega o Matteo Salvini, ma lo dice la vostra agenzia per l'immigrazione, che nel 2014 in tutti i paesi dell'Unione Europea di Schengen sono arrivati 250.000 clandestini. Di questi 250.000 clandestini arrivati in tutti i paesi dell'Unione Europea e di Schengen, 170.000 su 250.000 sono arrivati in Italia. Tutti i clandestini d'Europa scelgono come meta l'Italia, non i profughi, i clandestini. A ovest, prima di noi, c'è il Portogallo, a sud c'è la Spagna, a est c'è la Grecia, c'è la Romania, c'è Cipro, c'è Malta. Scelgono tutti l'Italia. Per quale motivo? Perché qua c'è un governo che ha una linea politica ben chiara, ha fatto una scelta: li vogliamo portare qua tutti. E come i fatti di Roma Capitale da intercettazioni dimostrano, per finanziare le cooperative rosse, perché qualcuno sull'immigrazione clandestina ci mangia. E giusto per citare l'ultimo fatto di cronaca, al CAR di Mineo su 4.000 immigrati ci sono 400 operatori, appalto di 100 milioni di euro, indagato il sindaco di Mineo e il sottosegretario di governo Castiglione. Di conseguenza capisce che con le intercettazioni poi qualche sospetto ci viene. E adesso voi dite, per risolvere il problema, raddoppiamo Mare Nostrum, raddoppiamo Frontex, raddoppiamo i soldi spesi per utilizzare la nostra marina ad andare a recuperare gli immigrati. Vuol dire raddoppiare i morti, perché si raddoppiano le partenze, raddoppiare i soldi spesi, raddoppiare gli sbarchi, raddoppiare i clandestini, raddoppiare i soldi di finanziamento alle cooperative rosse. E a me viene anche un sospetto che il presidente Renzi abbia abolito il finanziamento pubblico ai partiti perché finanzia il Partito Democratico attraverso gli sbarchi dei clandestini. E non solo, come dice il procuratore Nordio, non quei cattivoni della Lega, ma il procuratore Nordio dice: più clandestini uguale più reati. Quindi abbiamo anche deciso di raddoppiare la criminalità e i reati sul nostro territorio. Complimenti al presidente Renzi e a questo governo. Vedete, voi siete colpevoli e collaborazionisti degli scafisti, e non lo diciamo solo noi. Nel mese di settembre il governo inglese e il governo tedesco hanno esplicitamente detto: noi non vogliamo contribuire a Mare Nostrum, a Frontex, a Triton, due governi autorevoli d'Europa che si sono sfilati dicendo: queste missioni di soccorso da un lato fanno aumentare le partenze, dall'altro fanno aumentare i morti. Lo dicono i governi d'Europa che queste missioni sono sbagliate. E voi cosa fate? Invece dite di incentivarle. Volete raddoppiare gli investimenti su questo fronte. E non diteci che sono profughi. Tutte le statistiche ci dicono che meno di 1 su 10 è un profugo. Il 90% e passa hanno lo status di immigrati clandestini. E le cito un caso eclatante, un paese dal quale provengono numerosi di questi clandestini, il Bangladesh. Nel Bangladesh, signor Presidente, e invito i colleghi del PD ad andare su Wikipedia a vedere dov'è il Bangladesh, è dall'altra parte del pianeta. Fanno prima a immigrare in Australia o in Giappone piuttosto che in Italia. Dal Bangladesh sono aumentati del 2000% gli arrivi, signor Presidente. E in Bangladesh non c'è la guerra, non ci sono i mostri Aniba, non ci sono epidemie. Semplicemente quelli che arrivano qua
telefonano a casa e dicono: è vero, esiste veramente un paese di rimbambiti che ti paga la casa, che ti paga da mangiare, che ti paga la ricarica telefonica, che ti paga le sigarette. E quindi partono tutti per venire in Italia, signor Presidente. È questo che sta succedendo. Vengono tutti qua, dal Pakistan, dalla Nigeria, anche in numerosi paesi dove non c'è assolutamente alcun problema e non c'è nessun motivo per lo status di profugo, tanto è vero che poi lo status di profugo non lo ottengono come i numeri ci dicono. Fino ad arrivare alle comiche, signor Presidente, quando nel mese di dicembre una nave di clandestini, è stata, secondo voi profughi, è stata fermata dalla marina militare greca vicino alle coste greche e non si è mai vista una nave di disperati che una volta trovata una nave di soccorso abbia chiesto: chi siete voi? Greci. No, 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 noi vogliamo andare in Italia perché solo lì ci pagano vitto e alloggio. Ma è la nave, sembra Fantozzi, signor Presidente, dove noi cerchiamo di incentivare l'arrivo da ogni angolo del pianeta qua da noi con gli immigrati che si rifiutano di essere soccorsi da altri paesi perché solo qua ottengono quello che questo governo ha deciso di dare loro. È una situazione paradossale nella quale voi siete complici di questi scafisti, ma di più, lo ripeto, siete diventati assassini, perché non è tollerabile che questa situazione. Onorevole Grimoldi, per favore. Onorevole Grimoldi, mi ascolti. Onorevole Grimoldi, mi ascolti. Onorevole Grimoldi, mi ascolti. Onorevole Grimoldi, per favore. Onorevole Caparini, per favore. Onorevole Caparini, la richiamo all'ordine. Onorevole Caparini, non mi costringa a richiamarla all'ordine per la seconda volta. Onorevole Caparini, signor per favore. Presidente. Onorevole Grimoldi, capiamoci, io non l'ho interrotta. Lei ha tutte le facoltà di argomentare le sue. Onorevole Grimoldi, lei mi deve ascoltare, altrimenti le tolgo la parola. Onorevole Grimoldi, lei ha la facoltà di argomentare come vuole. In quest'aula io non posso permetterle di dare degli assassini al governo. Lei può argomentare quello che crede e dare le responsabilità al governo di quello che vuole, ma io non posso permetterle, onorevole Bianconi, la richiamo all'ordine, io non posso permetterle, no, 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 onorevole Grimoldi, lei può avere le sue opinioni, onorevole Bianconi, la richiamo all'ordine, non è un giudizio politico, onorevole Grimoldi. Io ho il dovere di tutelare l'onorabilità del governo in quest'aula. Lei può argomentare come crede, non può dare degli assassini a dei componenti del governo che stanno ascoltando il suo intervento. Onorevole Bianconi, non mi costringa a espellere dall'aula. Prego, onorevole Grimoldi, vada avanti. Avete le mani sporche di sangue. Onorevole Bianconi, l'ho richiamata già per la seconda volta. Alla prossima la devo allontanare dall'aula. Per favore. Prego. Avete le mani sporche di sangue. Siete colpevoli, siete coloro che incentivano queste partenze e causano le stragi del Mediterraneo. E mentite, mentite schifosamente, perché il Presidente del Consiglio Renzi va in televisione e dice: tranquilli, arrivano qua, poi vanno nel nord Europa. Dall'Europa, l'anno scorso, ce ne hanno riportati indietro, in quanto clandestini, 17.000. Dalle frontiere francesi, dalle frontiere austriache, persino ovviamente dalla Svizzera e anche coi voli aerei, perché tutti gli altri paesi d'Europa, a differenza del nostro governo, non ha messo a zero il fondo espulsioni. Gli altri paesi d'Europa le espulsioni le fanno e i clandestini li riportano in Italia, mentre voi avete messo a zero il fondo espulsioni. E il paradosso, visto che c'è il ministro Gentiloni, che anche quando dovessimo trovare un terrorista su queste navi non abbiamo i soldi per rimandarlo a casa, perché abbiamo azzerato il fondo espulsioni. E lei, ministro Gentiloni, 2 mesi fa, dopo i fatti di Charlie Hebdo, sempre in stile fantoziano, ha avuto un leggerissimo dubbio, ha detto: sì, effettivamente con queste missioni starebbero arrivando anche dei terroristi. Peccato che non ci sono stati provvedimenti per arginare l'arrivo di clandestini, molti dei quali sono anche dei potenziali terroristi, come ci dicono tutti gli istituti di sicurezza europei e ci dicono anche le procure di Palermo e Milano, che hanno aperto dei fascicoli
sul fatto che queste missioni di recupero di immigrati nel Mediterraneo incentivino, perorino, supportino, aiutino anche l'arrivo di terroristi sul territorio europeo. Questo è quello che denunciano queste strutture e per le quali voi continuate a dormire, oppure dormite consapevoli che il business dell'immigrazione per voi è un business importante, prima finanziare le cooperative rosse, prima finanziare il PD e poi risolvere i problemi della gente. Noi diciamo prima la nostra gente, i soldi che voi spendete per i clandestini prima di causare le sciagure nel Mediterraneo andrebbero per i nostri giovani, per i nostri sfrattati, per quel pensionato a Lecco che ha perso la casa e si è ucciso, dei quali non ve ne frega assolutamente niente, perché questo governo, col presidente Boldrini in testa, pensa solo e esclusivamente ai diritti di chiunque provenga nel nostro paese dall'altra parte del mondo, ma mai agli italiani, mai alla gente che paga le tasse, tira avanti la carretta e in un momento di crisi economica è in seria difficoltà. Lo ripeto, voi siete collaborazionisti e dopo i fatti delle ultime settimane anche assassini. Onorevole Grimaldi, vedo che non ci siamo capiti.